Però in particolar modo di questi contenuti programmatici io apprezzo quella sensibilità da parte della nostra artista, quel forte impegno che ha dimostrato nei confronti della situazione giovanile presente a Ferrandina, nei confronti delle condizioni di vita, degli stili di vita dei giovani. E io ritengo che quando si debba parlare di giovani bisogna far sempre riferimento al contesto culturale in cui questi giovani sono inseriti, al nostro contesto culturale di riferimento, perché è quello che fornisce gli stimoli adeguati alla loro formazione. Ora, in un contesto culturale come quello nostro, la scuola, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale nei processi di formazione dei giovani stessi, nella loro maturazione. Però la scuola adesso sta vivendo un periodo di profonda crisi e io penso che sia notorio da parte di tutti che la scuola in questo momento è stata oggetto di un taglio che è stato spalmato in 3 anni da parte delle politiche governative di circa 3 miliardi. Ora, questi 3 miliardi che cosa possono significare? Possono significare soltanto alcune cose, possono significare meno ore di insegnamento, possono significare meno ore per i disabili, possono significare meno materiale, meno strutture, meno attrezzature che sono alla base dell'attività didattica. Insomma, possono significare una serie di cose che poi hanno come conseguenza quello di rendere più sterile, più infeconda l'attività didattica nei confronti dei giovani. Ora io faccio questa analisi critica non come fine a se stessa, ma per sottolineare l'importanza, la funzione che può svolgere il nostro comune nei confronti della scuola. Cioè, quale ruolo può avere il comune nei confronti della scuola? E per questo motivo noi della lista abbiamo sottolineato l'importanza, la necessità, l'opportunità che a Ferrandina si costruisca una rete di rapporti, cioè nel senso che a Ferrandina si robustisca un rapporto costruttivo tra chi? Tra amministrazione comunale da una parte, scuola da un'altra parte e terzo settore. Questo terzo settore da noi è stato sempre bisfrattato, è stato messo da parte. Quando io parlo di terzo settore, a che cosa voglio fare riferimento? Voglio fare riferimento alle associazioni culturali che operano nel sociale nel nostro territorio. Voglio fare riferimento alle cooperative sociali, voglio fare riferimento anche a quei privati che magari ricevono finanziamenti pubblici da spendere nel nostro territorio in ambito sociale. Quindi è necessario questo rapporto di collaborazione, di cooperazione. Perché è necessario? Perché è indispensabile? Per raggiungere determinati obiettivi che la scuola da sola, senza essere supportata, è una colonna da sonora che sta... ma perché sta sottolineando la gravità di quello che sta dicendo, allora è una cosa ancora un po' mia. Allora, stavo dicendo che in virtù di questa collaborazione si possono raggiungere, si possono conseguire degli obiettivi che la scuola accetta da sola, relegata ai margini, senza sostegno, senza supporto da parte di un comune, non è in grado poi di realizzare. Quali colori di potenziare il sostegno individuale per i diversamente abili, quali colori di facilitare l'integrazione degli alunni stranieri che magari non conoscono l'italiano, quale anche quello là di completare l'educazione e la formazione di un ragazzo. Un altro aspetto che volevo mettere in rilievo è che questa collaborazione può concretizzarsi in una serie di progetti che possono essere inseriti all'interno del POF delle scuole, ossia dell'offerta formativa delle scuole. Ora, tra questi progetti, molto importante a Ferrandina, almeno a mio avviso, è quello di promuovere la lettura tra i ragazzi in collaborazione con la biblioteca comunale. Però quando parliamo di biblioteca comunale, noi dobbiamo toccare un tasto abbastanza dolente, cioè dobbiamo aprire quasi una ferita nel nostro tessuto comunitario. Perché? Perché la nostra biblioteca da 10 anni non acquisisce più un libro, perché la nostra biblioteca non ha un catalogo online consultabile da parte dei nostri cittadini, perché la nostra biblioteca non è dotata di figure professionali che possono magari aiutare il giovane in una ricerca bibliografica. Quindi la nostra biblioteca è abbandonata proprio a se stessa e quindi sta in uno stato di abbandono, di trascuratezza. Un altro aspetto, e questo è l'ultimo, poi vi lascio, è quello di sottolineare anche l'importanza del comune nel far recuperare alla scuola un ruolo attivo nei confronti del territorio, nel senso di consentire alla scuola di aprirsi al territorio, aprirsi ai cittadini. Quando noi parliamo di scuola non dobbiamo intendere una struttura autoreferenziale, cioè una struttura che sia chiusa in se stessa,
ma una struttura che interagisce con il territorio, che entra in comunicazione con il territorio, che apre le proprie strutture, apre i propri edifici, apre la propria attività al territorio, accoglie altri cittadini che non sono soltanto alunni, ma anche genitori, anche adulti, anche anziani. Quindi in definitiva noi che cosa vogliamo? Cioè vogliamo che il comune contribuisca a potenziare, a diversificare, ad arricchire l'offerta formativa delle scuole. Vogliamo un comune che magari permette di realizzare determinati obiettivi che la scuola scelta a se stessa non consente di realizzare. E vogliamo in poche parole un paese cui il comune rende più doti di maggiore cultura il proprio territorio, arricchisca culturalmente il proprio territorio, lo renda più stimolante il nostro territorio, che offra più opportunità ai giovani. E finora io penso che questa strada non è stata adeguatamente seguita e noi ci proponiamo di realizzare appunto ciò che è stato trascurato negli anni precedenti. Passo la parola a... Angela Gallicchio, ho 26 anni, sono laureata in tecniche erboristiche e sono inoccupata. Più che altro il mio pensiero sarà una criticità a questa situazione attuale. Come me, tanti ragazzi oggi si trovano in questa condizione. Per esempio, i miei coetanei per la maggior parte sono inoccupati e non è una pura coincidenza. Infatti, sono circa 1000 i giovani che ogni anno emigrano dalla Basilicata. La disoccupazione è il malessere della società contemporanea e colpisce principalmente i giovani, possibilmente genere femminile, e livello di istruzione medio-alto. Se da un lato non si vive di solo lavoro, dall'altro lato diventa alquanto difficile sopravvivere senza. Mancanza di lavoro vuol dire niente futuro e niente presente. Infatti, non a caso, il primo articolo della Costituzione dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma mi chiedo, per chi, per i figli dei politici? E chi non conosce il politico di turno, come fa a lavorare e magari ad avere un impiego relativo a ciò che un ragazzo ha studiato? Con la classe politica clientelare è ovvio che il lavoro è un privilegio di pochi. E ancora, non è un caso che la situazione della disoccupazione è allarmante soprattutto al sud, con il 66% di famiglie in condizioni di povertà. Secondo i dati Istat, la regione più colpita è la Sicilia, con il 33,1%. Segue la Basilicata con il 29,6% e Ferrandina non è sempre da questo dato e la Calabria con il 28,4%. Mi chiedo ancora, come mai la Basilicata si trova a dover competere in questa classifica con due regioni notoriamente mafiose? Le politiche locali hanno sempre affrontato marginalmente il problema dell'occupazione giovanile e infatti i ragazzi continuano a scappare via di qua. Credo che bisognerebbe potenziare, valorizzare e rendere efficiente un ufficio che si interfacci direttamente con i giovani, che dia informazioni appropriate su bandi e fondi destinati ai progetti. Concludo dicendo che ho deciso di far parte di questa lista civica l'alternativa perché è trasparente, perché siamo stanchi di vedere cadere in pezzi il nostro paese e perché non vogliamo più scappare. Ho 32 anni e lavoro presso un'azienda di società lottiva in Italia. Ma oggi, cioè ora sono qui per parlarvi di una questione molto, molto delicata, anche se purtroppo molto rilevante, e cioè il disagio sociale. Quando parliamo di disagio sociale, chiaramente ne parliamo a 360 gradi, pertanto parliamo delle disabilità sia fisiche che psichiche, delle devianze giovanili, che oramai non sono neanche più tanto giovanili, perché anche molte persone adulte hanno dei problemi riguardanti soprattutto il gioco. Parliamo anche del disagio economico, perché purtroppo in questo periodo moltissime persone, oltre ad essere inoccupate, sono anche in cassa integrazione, quindi diciamo una situazione abbastanza delicata. Chiaramente quello che l'alternativa propone di fare è quella di collaborare strettamente con gli enti per quanto riguarda questi problemi. Innanzitutto per avere delle informazioni corrette rispetto all'impatto che i vari fenomeni hanno poi a livello territoriale, a livello sociale.
Inoltre, oltre appunto ad avere questo primo database di informazioni dettagliate appunto sui fenomeni, il percorso che l'alternativa vuole percorrere è proprio quello di affiancarsi agli enti per poter avere un arricchimento esperienziale rispetto alle determinate questioni, perché sappiamo, noi non siamo dei professionisti, non siamo degli assistenti sociali, non siamo degli operatori sanitari di un certo tipo, e quindi abbiamo bisogno come tutti, credo, perché nessuno può avere queste competenze se non le ha appunto studiate, avere la possibilità di ricevere informazioni, di ricevere arricchimento di conoscenza, proprio per poi poter avere un'intermediazione con i cittadini. Un'altra questione molto, molto importante è appunto che è quel fondamento, diciamo, dell'alternativa di questa lista, è la partecipazione attiva da parte dei cittadini. In questo contesto, in questo preciso diciamo, settore, la partecipazione del cittadino è fondamentale. Ci sono alcune problematiche tenute, diciamo così, tra virgolette, sotto sequestro familiare, nel senso che è difficilissimo far esporre determinate situazioni, e questo è un male perché non avendo la possibilità di parlare apertamente, non si ha neanche la possibilità di poter ricevere l'aiuto anche da parte dell'amministrazione, che potrebbe essere volenterosa e voler aiutare, non potrebbe creare dei gruppi attraverso gli enti, perché questa è una questione fondamentale. È fondamentale il fatto che un'amministrazione conosca sia i problemi, ma abbia anche la forza necessaria, l'energia necessaria. Ecco perché è importante anche la risorsa giovanile di questo paese per affrontare determinate tematiche, perché amministrare non vuol dire semplicemente portare dei soldi a casa, non vuol dire semplicemente, quello sì, fa bene alla comunità avere a disposizione dei soldi, dei territori, qualsiasi cosa, fa benissimo certamente, ma non è solo quello amministrare. Amministrare vuol dire anche essere portavoce di un'etica, essere portavoce di un'etica che possa in qualche modo stimolare il cittadino, che possa stimolare i gruppi. È una funzione importantissima, è molto, molto spesso, io non ho mai visto le amministrazioni passate prendersi la briga di andare a vedere, ma questo problema, vediamo, ma quanto è grande in questo paese. Si lascia tutto molto sulle spalle delle famiglie. E non significa trasformare l'amministrazione in un'assistenza sociale, nella maniera più assoluta. Significa creare semplicemente le condizioni affinché un'amministrazione possa dare una mano nel momento in cui ci voglia. Brava. Di dare il mio contributo a questo gruppo, perché sono sicurissima e in maniera palpabile so che tutte le energie che verranno spese all'interno di questo gruppo saranno senz'altro non buttate all'aria. Ciao a tutti, sono Francesco Longo. In questi giorni molti amici e ragazzi che stimo mi hanno chiesto, stupiti, perché ho deciso di candidarmi. E io ho iniziato a interrogarmi sul perché di questo stupore. È davvero così strano che un ragazzo di 30 anni, quasi, si metta in gioco e partecipi attivamente ad un progetto politico e di sviluppo per il proprio paese? È così strampalata l'idea di spendersi per pianificare un programma realizzabile di crescita per Ferrandina? Mi sembra di no. Il vero problema è che la maggior parte della società è stanca della politica, non ne può più dei suoi interpreti, dei suoi autori e dei suoi registi. L'aggravante è rappresentato dal fatto che questa disaffezione alla cosa pubblica, questo distacco dalle istituzioni, fa presa soprattutto sui giovani.